Siamo a San Giacomo, nel cuore popolare di Trieste, per riportare la grande cucina sugli schermi di Tele4. Questo è Peccati in Tavola, la prima puntata di questo appuntamento culinario su Tele4 che riporterà i piatti della tradizione e l'innovazione portata dai cuochi triestini in TV. Prima puntata, primo ristorante, ristorante Monte Carlo, via San Marco. Entriamo. Eccoci allora all'interno del ristorante Monte Carlo, con noi c'è Emilio Cook, presidente dell'associazione Trieste Cuochi, con il quale inizieremo questo viaggio di questa trasmissione Peccati in Tavola, che riporta un po' la cucina triestina, possiamo dire anche un po' della tradizione, sugli schermi di Tele4. Certo, una tradizione e un'innovazione. Parleremo dei cuochi, entreremo nelle 20 cucine triestine, il programma di quest'anno. Ci saranno questi giovani e anche anziani per modo di dire, ma diciamo così, vecchie tradizioni, vecchi cuochi che portano avanti queste tradizioni. Emilio, presentaci questo ristorante, il Monte Carlo, di cui sei titolare, e facci un po' brevemente quella che è la storia e quello che usate portare in tavola. Ecco, questo è un impatto difficile per me parlare del mio locale, perché devo parlarne bene, no? Ma poi ti danno, io ho questa grande cuoca che è mia moglie. E facciamo dei prodotti molto semplici, però facciamo anche delle cucine su richiesta, anche impegnative e anche moderne. Noi rimaniamo comunque convinti che la tradizione è il futuro. Io porto avanti, sai, per altre cose anche manifestazioni a Trieste, per l'immagine di Trieste, per le tradizioni triestine, e spero di continuare così. Spero che questo Peccati a Tavola abbia un certo successo, ma non per il successo, sì, certamente anche per Tele4, ma anche per valorizzare quelli che sono l'immagine dei cuochi triestini. Allora passo il testimone a Emilio, perché ora si va in cucina per questa prima puntata. Oggi il mio compito sarà un po' più difficile oggi, perché in effetti noi giochiamo in casa. E quindi il rapporto con questa cucina mi è molto, ma molto familiare. Essendo allo chef la Lucia Delisa, tra l'altro anche mia moglie, presenteremo oggi il questo brodetto. Anzi, tu presentalo te, per cortesia. Presenteremo oggi il piatto, il brodetto all'istriana, fatto alla vecchia maniera, per quanto mi ricordo quello che si faceva a casa. Incominciamo. Allora, va messo dell'olio, l'oliva, un 2 spicchi d'aglio, eccoci qua, della cipolla tagliata sottile, e la soffriggiamo. Ecco, queste erano le ricette, Lucia, che dicevi che faceva tua nonna. Sì. E tu porti avanti quelle, ecco, forse non ci saranno più i prodotti di allora, però... E continuo a farla in questo modo. I procedimenti rimangono inalterati. Come prima cosa, soffritta l'aglio e la cipolla, metteremo il pesce più duro, le sepie, i calamari. Poi... Si mette sempre il pesce più... che è più tempo da cucinare, no? E lo metti adesso o lo mettiamo dopo? Ancora un momentino, ancora che un si attimo. Soffriga la cipolla. Ecco, la cipolla non deve essere bruciata, no, dorata. Leggermente dorata. Ecco, quando vuoi io ti passo il piatto. Oh, questo brodetto è un brodetto molto ricco. Questo è ricco, sì. Sai, sì. Per una questione televisiva sicuramente, perché... effettivamente diventa anche un po' costosa, però si può fare anche con meno pesce più povero. Con pesce più povero. Ecco, in questo caso qua abbiamo messo dentro, Lucia, la sepia e il calamaro tagliato a pezzettoni. Cucinato, rosolate bene le sepie e il calamaro, aggiungeremo del concentrato. Io uso il concentrato, mentre oggi si usa mettere anche il pomodoro. Allora si usava solo il concentrato. Io ricordo che mia madre mi mandava a comprare il concentrato, la conserva, dire la verità,
la vendevano sciolta, andava dal pizzicagnolo ad acquistare la conserva e la mettevano in una carta. Io la mangiavo per strada. Erano aggiungo 1-2 cucchiai di aceto, dopo sempre secondo la quantità del pesce, no? Un po' di vino. E lo faccio evaporare. Ecco, noi facciamo evaporare adesso. Andiamo un attimo a rilento e così riusciamo un attimo a... Continuo. Ecco, noi continuiamo con 2 forni di lauro. Ecco, nella tua cucina, Lucia, vedo che usiamo anche l'acqua di mare. Sì, perché dà sapore al pesce. Dà un sapore salmastro. Salmastro. Ecco, questo è un'acqua di mare purificata. Ecco, questo c'è quel salmastro marino. E così viene data con questo. In questo caso qua non la usiamo, non lo usiamo perché c'è già abbastanza sale da parte del pesce. E continuiamo a evaporare e fare un sughetto un po' più grosso. E sarebbe adesso la pentola. La pentola fuori. E andiamo a cottura. Normalmente in tutte le zone si chiama zuppa di pesce, solo qua nella zona istriana, nella nostra, si chiama brodetto, che poi è una zuppa di pesce in effetti. La grado invece è il boreto, però non è il brodetto per se stesso, è una cosa completamente diversa. Lucia, aspetta un attimo, cortesia, aspetta un attimo che devo fare una cosa, devo rubare un po' di questo sugo, perché poi di quest'acqua praticamente... E poi vorrei fare una cosa, ecco, io te la rubo adesso, la mettiamo qua, l'abbandoniamo. Aggiungerò il pepe. Ecco, e adesso aggiungiamo un po' di pepe. Un po' di sale. Bene. E adesso metterò il pesce. Ecco, mettiamo il pesce. Iniziamo con il pesce più grosso, chiaramente. Vuoi che te lo tenga? Dai, più grosso. Pesci. Ma questi non sono altri. Pesci. Sta bene. Io direi di lasciare le ultime cose. Questi sono, chiedo scusa, abbiamo messo dentro delle cicale di mare, le canoce, il pesce ragno, la scarpena, l'angioletto. Bene. I san piccoli sampieri. La coda di rospo, la rasa, vedete che è molto ricco, bene, il pesce palombo. Mettiamo le cozze, volutamente anche le capesante, i canestrelli messi con il loro guscio, non per far volume ma proprio per colorare, per dare una sensazione di completezza del prodotto, perché altrimenti la capesanta o il canestrello, rimanendo senza guscio nell'interno del brodetto, si perde, sì. E si perde quella che potrebbe essere proprio la caratteristica del piatto, cioè la gente non riconosce probabilmente. Siamo poi gli scampi. Qua ci sono degli scampi e dei gamberi. E dei gamberoni, ecco, li mettiamo così. Ecco, noi adesso copriremo il brodetto con il coperchio, per una semplice ragione, perché il brodetto non deve mai essere mescolato, perché altrimenti rompiamo il pesce. In questo caso qua con lo stesso vapore, ecco, il pesce sarà cotto. Lo faremo così. Eccoci qua. Si cucina. Eventualmente bagniamo ogni tanto, perché qua la quantità di pesce è abbondante.
Ecco. Ecco, poi adesso lo lasciamo a ebollizione un paio di minuti, perché il pesce deve essere cotto giusto, non deve essere stracotto, punto uno, perché si rompe, e punto due, per la masticazione, perché noi non facciamo un, noi facciamo un brodetto che quindi deve avere le spine, deve avere quelle che erano le caratteristiche, il succhio, la parte secondo il mio punto di vista, la cosa più bella è proprio con i commensali, perché un brodetto non si mangia soli, un brodetto si mangia in 3, 4, 5, 6, 7 persone, e quindi viene messa la pentola in mezzo e ognuno attinge e chiacchiera e succhia, ed è la cosa migliore secondo il mio punto di vista. La bouillabaisse che fanno i francesi, che è tutto mescolato, non sai mai che cosa sia, invece qua ti ritrovi quello che effettivamente viene messo. Ecco, copri Lucia, eccoci qua. Intanto che la pentola bolle, vi faccio vedere cosa volevo fare col sugo che rimane, con quel po' di sugo che avevo rubato prima. Faremo un piccolo coso, un goccio d'olio, un po' di mollica di pane grattugiato, per dare la consistenza a questo. Eccoci qua. Posso rubarti un attimo il cucchiaio? Ecco. Una sensazione del brodo brustolà, ma non c'entra. Fatto con la mollica. Aggiungiamo quel famoso. Eccoci qua. Un goccio d'acqua. Benissimo, un goccio d'acqua, guarda il colore che sta cambiando, è diventato arancione. Eccoci qua, benissimo. Aggiungiamo dei sardoni, sì, non può ritardare. Sì. Ecco. Ecco, con la base dello stesso brodetto abbiamo fatto una variante, una specie di, no, una specie, è un brodetto di sardoni. Quindi con una polentina, la cottura è rapidissima, la consistenza della salsa può essere più o meno liquida, ma eccoci qua, e quel piatto è pronto. Adesso, un attimo, io prendo un piatto per cortesia, eccolo qua, ci siamo. Il brodetto di sardone. Mi sembra che il brodetto sia pronto. Sì, lo vedo bello, profumatissimo. Una meraviglia. Mettiamo un po' di prezzemolo sopra. Sì, poi il prezzemolo mettiamo un attimo, mettilo pure adesso. Benissimo, poco prezzemolo. Eccolo qua. Il profumo c'è. La cottura mi sembra perfetta. Abbiamo aggiunto una punta di prezzemolo per terminare il piatto, per dare questo colore un po' verde, per spaccare questo rosso. Ecco, lo trovo molto bello. Allora io direi di impiattare, Lucia, tu cosa dici? Allora facciamo così. Questo mi sembra molto bello. Va bene. È pronto. Lo diamo a Daniel. Piano. Lo portiamo a tavola al nostro ospite, il gourmet della giornata, che è Roberto Monticolo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Posso darti un bacio? Sì. Grazie. Eccoci qua, abbiamo con noi Roberto Monticolo, uno dei nostri degustatori di questa manifestazione di Peccati a Tavola, e Monticolo è stato per anni uno dei selezionatori delle Osterie d'Italia per Slow Food, quindi questo ci fa grosso piacere per le sue capacità e anche per l'amicizia che ci lega. È stato il primo a voler presentare questo brodetto per questa manifestazione e avrei piacere, quindi grande vino e grande piatto. Assolutamente. Quindi adesso io ti lascio,
e poi mi dai un responso, chiedo scusa un attimino, ho avuto un lapsus. Qua hai della polenta e hai dei crostini. I crostini non sono bruciati proprio per evitare che quel marrone, quella cosa scura, alteri il brodo. Perché il brodetto che deriva proprio da brodo. Il brodo è fondamentale. Bene, innanzitutto analizziamo il piatto da un punto di vista visivo. Direi che la presentazione è splendida, colorata. Abbiamo sicuramente un brodetto importante perché vediamo dei pesci e anche dei crostacei di un certo livello, di un certo sapore. C'è la polenta tipica del brodetto, anche perché molte volte non era così ricco quando veniva fatto nei tempi passati, quindi la polenta riempiva anche un po' lo stomaco, diciamo. Oppure il pane, questo poi è scelta del commensale. Allora, io andrei, è anche un peccato, fra l'altro, che non ci sia la possibilità di sentire i profumi, perché anche i profumi sono veramente interessanti. Direi una cottura, una realizzazione del piatto veramente bella, anche perché c'è stato l'uso dell'aceto, del vino, ma non si sente e prevale sicuramente il profumo del pesce. E adesso io vado a sporcarmi le mani, come bene, si dice. Diciamo, iniziamo questa degustazione. Ecco. Sai perché si metteva l'aceto nei brodetti? No, tu continua, certo, a fermarti. Allora, vai, io inizio avanti, con vai avanti, un bel gamberone. Con il gamberone. Allora, si metteva l'aceto alle volte perché, cioè, poi è diventata una tradizione. Capitava che qualche pesce, quando non c'era la catena del freddo, no? Esatto. In casa poteva essere un ottimo così, è andato un po' stanco, diciamo, in questo, certo, modo qua, allora, certo, l'aceto toglieva questo sapore un po' acre. Anche perché in quegli anni giustamente non si buttava via niente. No, certo, certo, quindi... certo. Vedi che la cottura del gambero, come dicevo prima, la consistenza delle carni deve rimanere bella soda. Certo. Non deve essere... Infatti, tu mi insegni che il piatto viene fatto, viene composto nella pentola, prima abbiamo le seppie, abbiamo, certo, il calamaro, poi abbiamo i crostacei, poi per la consistenza, il pesce, per la consistenza e la durezza del pesce, esatto, chiaramente. Bene. Ecco, io non consiglierei mai di acquistare degli scorfani, dei pesci grossi per fare il brodetto. Non ha senso, insomma, perché viene un po' perso la caratteristica del pesce, rimane nell'insieme il sapore, quindi si può fare benissimo con del pesce piccolo. I nostri pescatori, le nostre pescherie hanno normalmente dei brodetti già organizzati sul banco, li trovate già misti, quindi potete acquistare tranquillamente e quantità comunque massimo per due volte, direi, perché lo si può scaldare una volta il brodetto, questo dico in casa, ma la seconda si spappola tutto, quindi le quantità devono essere possibilmente quelle di misura della giornata. Emilio, posso fare una riflessione un attimino con te? Certo. È un piatto che purtroppo viene proposto raramente nei ristoranti e da quello che sento viene anche fatto poco nelle case, specialmente dalle generazioni più giovani. Certo, certo. Forse perché adesso noi abbiamo la moda, per virgolette, senza nulla togliere, dei filetti, di non sporcarci le difatti, mani, di non sporcarci magari quando difatti, siamo al ristorante. Ma questo perché non abbiamo insegnato forse ai nostri figli a pulirsi il pesce. Ecco, allora tu hai assaggiato questo piatto, cosa ti sembra? Allora, innanzitutto ringrazio Emilio e ringrazio soprattutto la signora Delise Lucia, lo chef. No, io sono per i cuochi, non per gli chef. Hai ragione, scusa, pur essendo il ristorante Monte Carlo, per il cuoco. E grazie perché è stato anche un discorso mio personale, essendo di origine istriana, mangiavo questo piatto, lo faceva mia nonna, lo faceva mia mamma, lo faceva mio papà e adesso mi sono ritrovato quei sapori, quegli odori, quelle situazioni che non è facile, come dicevo prima, trovare oggi come oggi nei ristoranti. Grazie ancora. No, grazie a te di essere stato con noi, ci rivedremo alla prossima puntata. Ormai tu sai che devi farne 5 di puntate, quindi grazie di essere sarà stato con noi. Grazie.
Ed ecco la ricetta, brodetto all'istriana per 4 persone. Olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai di aceto, 2 spicchi d'aglio, 2 foglie d'alloro, una cipolla tagliata finemente, del concentrato di pomodoro, una seppia e un calamaro tagliati a pezzettoni, 4 cicale di mare, in triestino canocce, 2 pesci ragno, 2 piccoli scorfani o scarpene, 2 piccole lucerne o angioletti, 2 piccoli San Pietro, 4 tranci di rana pescatrice o coda di rospo, 4 tranci di razza, 4 tranci di palombo, 200 grammi circa di cozze o pedocci, 4 capesante, 8 canestrelli, 4 scampi e 4 gamberoni. Buon appetito!